Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Carlotta Vagnoli, lo chiedo a lei che è una scrittrice, attivista e anche influencer con centinaia di migliaia di follower. Lei come si regola? E quando il garante della privacy oggi dice che la violenza sui social è una vera e propria emergenza democratica, è così? Allora, per regolarci possiamo prendere ad esempio una cosa che viene detta sempre più spesso nella comicità progressista statunitense, ovvero punch up, never punch down, ovvero colpire verso l'alto e non verso il basso. Dobbiamo sempre tenere, come diceva all'inizio anche Giannini, di conto il fatto che non tutte le persone hanno gli stessi strumenti per poter rispondere a delle ondate d'odio, e questo è un dato di fatto. Ci sono persone come me magari che hanno le spalle un po' più larghe, ma una pizzaiola della provincia del Lodigiano sicuramente non meritava forse né così tanta copertura mediatica, un'eco mediatica che forse non ha mai neanche voluto, né così tanto accanimento. Dobbiamo ricordarci che ci sono notizie che non devono avere lo stesso peso di altre, eppure qui è stata usata la stessa tattica, diciamo, è stato dato lo stesso peso a questa notizia come se fosse una notizia di ordine politico. Secondo me sicuramente c'è un problema a livello di comunicazione, ma questo problema nasce anche dalla presenza dei giornali stessi sui social media. I giornali hanno capito benissimo che si può fare tantissimo ingaggio di pubblico con alcune notizie che sullo stampato non avrebbero assolutamente copertura come questa, ma che su i social possono avere un ritorno di click, di sottoscrizioni, di viralità di questi post enorme, micidiale. E così è stato. Ricordiamo che più click sono più soldi, eccetera, eccetera. Certo. No? Assolutamente. Quindi è assolutamente vero che i social sono un posto in cui le regole sono poco disciplinate, ma è anche vero che tutti ne stanno approfittando, e quindi dobbiamo farci anche un attimo un esame di coscienza, non solo su Selvaggia Lucarelli o il TG3, che dobbiamo ricordare quel bruttissimo servizio che è stato poi fatto con una chiusa con la telecamera e il microfono inseguendo la signora che era in evidente imbarazzo. Oggi è stata buttata una secchiata d'acqua dalla casa della signora Pedretti contro i giornalisti che continuano a salire i familiari. Ecco, sì, secondo me... Scusi. Niente, c'è bisogno ogni tanto di staccare il pedale dall'acceleratore, bisogna anche dare respiro, cosa che io non vedo che sta accadendo. Sì, anche cioè, capire cosa è davvero giornalismo investigativo e cosa è tutt'altra materia, perché insomma per questo che diciamo ci sono i giornalisti professionisti, perché si immagina che abbiano anche qualche idea di che cosa sia un codice deontologico, a prescindere da quello che è vietato o permesso per legge. Nadia Urbinati.